chiederei, avendo fatto questo giro per l'attività del workshop, a partire dal tuo libro e anche incrociandolo col testo di Ernesto Franco e Solario, che sono stati i temi di partenza di questo nostro viaggio immaginario intorno a Venezia, provando a fare una sperimentazione sul corpo della città, ma quasi senza toccarla, aggiungendo delle cose. Che sensazione e che opinione ti sei fatto di questa operazione, e soprattutto se ci vuoi raccontare, nel nostro colloquio precedente tu mi hai detto che ti scocciava di fare il veneziologo a Venezia, e volevo capire un po', che impressione avevi avuto di questo approccio e come che cosa ti sembrava potesse venire fuori da questa cosa. Sì, mi stai facendo varie domande in una, che però possono essere legate effettivamente, in quanto forse senz'altro hanno un filo conduttore. Posso partire da un'immagine che è quella degli alberi di Ponge. Ponge in un suo libro bellissimo che si intitola Il partito preso delle cose, descrive in questo modo gli alberi. Dice che in primavera gli alberi cercano di parlare, però non riescono a dire nient'altro che una cosa: gli alberi, ovvero provano a esprimere una parola, delle parole, e ripetono milioni di volte sempre la stessa parola, vale a dire la foglia. La foglia è la parola degli alberi. Ora io in questo modo lo rendo didascalico il piccolo poema prose di Ponge. È chiaro che lui lo dice con parole più suggestive, ma diciamo, io, dovendo estrarne il succo, qual è il contenuto conoscitivo che se ne ricava, che ci sono cose che esprimono soltanto se stesse. Gli alberi provano a parlare, ma esprimono solo sempre milioni di volte la stessa parola, che è la stessa foglia, sempre la stessa parola, sempre la stessa foglia, dicono gli alberi di Ponge. Persino un cane può esprimere qualcosa di diverso da se stesso quando dà l'allarme, quando abbaia, indica qualcosa, uno stato di cose fuori di sé. Perché ho cominciato da qui? Perché Venezia è un po' è un po' simile all'albero di Ponge, esprime solo se stessa, no? E questo è un grandissimo limite. Quindi mi sembra la prima cosa che posso dire rispetto a quello che ho visto qui e che mi piace, mi dà da pensare, è che avete immaginato cose diverse da Venezia, cioè non necessariamente appunto qualcosa che sia una diretta derivazione, o come appunto una foglia che uno si aspetta che spunti dal ramo Venezia, sempre la stessa foglia, sempre la stessa parola. C'è da dire che da quel poco che ho capito, che ho pensato di capire sulle città, a me sembra anche proprio, tra l'altro, da una riflessione su Isolario, quando lo lessi, di Ernesto Franco, che è un libro a mio parere molto in rapporto con Le città invisibili di Calvino. Cosa hanno questi libri in comune? Che Ernesto Franco radicalizza nell'immaginare delle isole. Sono delle immaginazioni stilizzatrici, cioè immaginano che Calvino Le città e Ernesto Franco Le isole abbiano una sola e un'unica funzione, una sola e un'unica caratteristica, una sola e un'unica personalità. La qualcosa effettivamente funziona molto bene nelle isole, a mio parere, e quindi al di là degli esiti letterari, non è qui, non ci interessa assolutamente fare gerarchie di questo tipo, però dal punto di vista conoscitivo io credo che il fascinosissimo capolavoro di Calvino è bello proprio perché è falso, perché una città contiene anche il contrario di se stessa. Faccio l'esempio supremo, anche il più banale.
guarda come è fatta New York, ha al suo cuore, al suo centro, la smentita della città, il contrario della città, che è il Central Park. Quindi quando noi pensiamo a New York, pensiamo al massimo dell'urbanizzazione, allo skyline, alla costipazione di torri, di grattacieli, della congestione, al modernismo più sparato. Poi vai a guardare e la realtà ti dice qualcos'altro, ti dice che questa città, che è New York, contiene al suo interno, al suo cuore proprio, nella parte più intima, il contrario della città. Quindi le città sono anche questo, sono una continua contraddizione di se stesse. Con la forma isola voi avete immaginato delle stilizzazioni, ma che è molto in accordo con l'immaginazione e la fantasia che fa scaturire il concetto, quasi l'archetipo mi viene da dire di isola. Però intanto mi fermo, sennò parlo troppo. No, è molto affascinante questa cosa. Quando io penso al Central Park di Olmsted, penso sempre a una specie di gioco in cui questo autore vuole immaginare una New York prima di New York, come doveva essere prima che ci fosse Manhattan, quindi un'evocazione di una specie di paesaggio, come dire, originale, un paesaggio come doveva essere, totalmente primario, falso, primigenio, totalmente falso, ma frutto di un tentativo di indurre un cambiamento tra il senso della congestione e la densità di Manhattan e questa pausa incredibile, strana, imprevista che trovi al suo interno. È molto pertinente e molto suggestivo il rapporto tra le città invisibili, isolario, il lavoro che abbiamo provato a fare, perché in fondo l'isola ha il vantaggio di avere confini fisici certi, che è come dire, la sua grande chance. La città ha come dire, poche volte nella mutazione di stato un elemento decisivo che ti fa capire cosa succede. Venezia ha il grande fascino di essere, come dire, facilmente stilizzabile. Tu hai scritto il libro che si chiama Venezia è un pesce, perché in fondo... Fatto anch'io un'operazione di stilizzazione e di categorizzazione facendo i capitoli in un certo modo, mettendo in diversi cassetti il caos, diciamo. Però la cosa affascinante del libro, che mi è molto piaciuta, è che c'era questa specie di dissezione anatomica, analitica della città, come se ogni parte, cuore, testa, piedi, c'è il capitolo sull'innamorarsi a Venezia, che è un capitolo straordinario e molto intenso, che spiega attraverso 5 passaggi letterari cosa succede ad alcune persone e come questa cosa succede a Venezia. E allora